Ciao a tutti! Inizio a leggere il nuovo libro che è questo, L'albero delle storie, di Gabriele Clima. Leggo il primo capitolo e vado subito perché ho solo 8 minuti, quindi vado. Ditemi voi poi se vi piace oppure no. Il primo capitolo, il capitolo numero 1, si chiama Le torri. Abbiamo già detto stamattina che i protagonisti sono tre, Seth, Kevin e Mina. Sembravano alberi le case viste da qui, vecchi baobab svettanti in un paesaggio di polvere e sole che ricorda un pezzo di pianura africana. E invece è un tratto di periferia, una striscia di case rade ed enormi che circondano la città come la buccia sottile di una cipolla gigante. San Luca si chiama questo strano quartiere, anche se tutti lo chiamano Le Torri, proprio per via di quelle case baobab che si innalzano bianche e ritorte come le torri di un castello incantato. Non so chi le abbia fatte così. Forse l'architetto che le ha progettate ha fatto cadere il modellino per terra, poi l'ha visto così e gli è piaciuto, e così ha costruito le case. In realtà non è un vero quartiere, perché i negozi, le scuole e le altre cose che servono per fare un quartiere non sono ancora state costruite. È più, si dice, un complesso residenziale, fatto appunto per chi risiede e se gli serve qualcosa deve andare a cercarlo in città. Eppure, diversamente da molti, Seth è contento di vivere lì. Molto meglio rispetto a dove è stato finora, dove i negozi c'erano, sì, ma le case erano talmente decrepite che i muri venivano via grattandoci con le dita. A volte in camera si sentiva un cri-cri. E guardando il soffitto si aveva l'impressione che si stesse piegando verso l'interno. Purtroppo era più di un'impressione, perché di anno in anno uno dei bracci del lampadario era arrivato a toccare l'armadio. Le torri invece sono un quartiere nuovissimo. L'hanno costruito appena da 3 o 4 mesi e più di metà degli appartamenti sono ancora vuoti. Se ci si fa caso, si vedono ancora le protezioni di plastica che pendono da alcune finestre e quando c'è vento scintillano come bandiere o pesci d'argento in un cielo azzurro. È un posto strano, le torri, forse perché non è ancora finito. Intorno c'è il vuoto, è come un'isola in mezzo al nulla, un posto diverso da tutti, dove venti e correnti si incontrano e creano strane convergenze. Kevin dice che gli sembra la plancia di un'astronave aliena, ancorata alla Terra attraverso un unico ponte, stretto e sottile, che va dal caseggiato nord fino alle porte della città degli umani. Guarda, gli aveva detto la prima volta che si erano incontrati, vedi i lampioni? Vedi come sono alti? Perché non sono lampioni, sono segnalatori luminosi per l'atterraggio dei velivoli alieni in transito. Per questo a volte sono accesi anche di giorno. Seth aveva alzato lo sguardo nel cielo azzurrato. Qualcosa in effetti volava lassù, ma era difficile dire se fossero velivoli alieni o comuni aeroplani che passavano da lì diretti all'aeroporto vicino. A Seth, invece, quel posto era piaciuto da subito. Gli ricordava l'Africa. Non in tutto, ovviamente. L'Africa è molto diversa, ma dell'Africa, lì alle torri, c'è il sole rovente in estate. E la polvere gialla che si infila nei sandali. C'è il vento che soffia e che gonfia le case baobab riempiendole di voci di luoghi lontani. E c'è il fiume, che è un canale in realtà, pieno di rane e canne intricate, che corre per un tratto nascosto nell'erba e finisce in quello che chiamano lago, oltre il campo. E c'è il campo, una spianata di sabbia enorme davanti alle case, un'immensa, grande pianura. Nel progetto originale doveva essere un parco con viali e aree verdi e spazi per cani e bambini, ma almeno per il momento resta un mare assolato che separa le torri dal resto del mondo. Un po' Africa e un po' astronave, le torri. Un posto lontano, diverso da ogni altro, in cui Seth, lo aveva capito subito, sarebbe stato bene. In un posto così, chissà cosa i venti e le correnti potevano combinare. Ciao, Seth! La voce di Mina crepita allegra nel caldo estivo. Ciao, fa Seth.
Posa a terra le due borse del supermercato e lega la bici al palo di ferro. «Stai andando a casa?» «Sì», rispose Seth. «Tu che fai?» «Sono con Kevin», risponde, e dà un'occhiata dietro di sé verso il canale. «Ma non mi sto divertendo molto». «Perché?» «Giochiamo con le rane». «E le rane sono contente?» domandò sorridendo Seth. «Penso di no. Sai com'è Kevin?» Seth si accosta al ciglio del canale. Kevin è seduto sulla sponda che scende ripida, bianca e rovente fin dentro l'acqua. In mano ha un bastone appuntito con cui preme la testa di una rana contro l'argine di cemento. «Che fai?» chiede Seth accovacciandosi. «Tengo la rana fuori dall'acqua». «Perché?» «Così». «E la rana è d'accordo. Sai chi se ne frega?» Seth rimane in silenzio. Mina ha abbassato gli occhi. Non le piace quando Kevin fa questi giochi. Di certo non piace neanche alla rana. «Che c'è?» fa Kevin. «Niente, guardavo». Kevin preme il bastone e guarda la rana che muove le zampe all'aria. «Pensavo», disse Seth, «pensavo alla storia che è capitata alla rana all'inizio del mondo. Magari adesso vorrebbe essere lasciato un po' in pace, un po' stare». Kevin torse la bocca. «Ma che cavolo stai dicendo?» «Non la sai la storia?» domanda Seth. «Dei doni del leone?» Kevin non risponde. «Della rana e degli altri animali?» «Se vuoi te la racconto». «Dopo magari, stasera. Ci mettiamo in cortile e te la racconto. È una storia bellissima». «E mi dai anche il bacino della buonanotte? Ma per chi mi hai preso? Per un poppante?» Kevin fa un gesto con la mano e ritorna alla sua occupazione. «Veramente è una storia che si racconta ai grandi», dice Seth. «Ma se non ti interessa», riprende le buste della spesa e si avvia verso casa. «Io non la so», dice Mina, seguendolo con passetti veloci. «Me la dici?» Seth sorride. «Va bene, ma non sarai troppo piccola. È una storia per grandi». «Io sono grande». «Racconta della rana?» «Sì, della rana, dell'antilope, della lucertola dalla testa viola». «Dalla testa viola?» «Certo», fa Seth. «Dove sono nato io, gli uomini hanno la pelle nera e le lucertole hanno la testa viola». «Mi prendi in giro», fa Mina. «Niente affatto. Dai, me la dici?» «Ehi, Africa!» gli grida Kevin. Lo raggiunge e gli prende le borse dalle mani. «Da qui che ti spezzi in due! Sono tutti così secchi dalle tue parti?» «Solo i più furbi», risponde Seth, «per farsi portare le borse dagli altri». «Cos'è che dicevi prima?» «Quando?» «Prima, la roba della rana. Che storia è?» «Credevo che non ti interessasse». «Visto che non ho niente da fare». «È una storia africana». «Grazie tante, ma cosa racconta?» «Ma non posso mica dirtela qui. Le storie vanno raccontate per bene. Stasera, in cortile. Così stiamo tranquilli». «Voglio venire anch'io», dice Mina. «Ma certo». Seth guarda Kevin. «Più siamo, meglio è». Kevin alza le spalle. «Bah, non lo so». «Se non puoi stasera, facciamo un'altra sera», fa Seth. «Tanto le storie non scappano». Fine del primo capitolo, che si chiamava Le Torri.